Stasera non presento, io assisto e vi vorrei raccontare alcuni piccoli particolari che cambiano alcune vite, compresa forse quella di Roberto, credo. Dante, mio figlio, un giorno decide che non è giusto che io stampi i libri e poi non li mandi ai premi, quindi mandò il mio libro a un premio e andai in finale. A Londra il boy disse: devo leggere sta schifezza, e gli risposi: sì, perché ti pagano. E da quella battuta, che Ludovica già vede e conosce, che molti di voi conoscono, è nata un premio speciale. Ho avuto il regalo al mondo, mi hanno regalato il mondo, la vita, la magia. La mia fiaba era, insieme ad altri episodi della mia vita, come Anna Maria Ortese, come Alberto Moravia, ebbe Arnotto più degli altri. Quindi ho sempre ringraziato mio figlio, e in questo caso Arnotto non fu mio padre, fui io suo padre. Io, pessimo padre di 4 figli, divenni ottimo padre di Arnotto. Tanti episodi, una vita intera per raccontarli. Scopro che scrivi libri e poesie, tante, stampo il primo. Ne seguiranno altri 2 e andiamo in giro per l'Italia a presentare le pompe di Satana. Qualcuno lo chiama Dario, qualcuno lo chiama Fo, lui si incazza e passa avanti. Ma quando si incazza e passa avanti, quello che l'ha chiamato Dario mica sa perché si incazza e passa avanti, continua a dire: signor Fo, non la volevo disturbare. Incontro Ludovica, poche parole, impongo ad Arnotto di andare in TV fin da Costanzo, ma quando va nasconde i libri, come me, cioè fa i libri e li nasconde. Che cavolo di bella voce, gli dicono, però a casa non lo riconoscono. Pronto, chi è? Arnotto, tuo marito. Che cavolo, manco qui. Perché allora tutti mi dicono che ho una voce? No, io sono la scrittura, sono la poesia. Poi succede un fatto, una serata qui, Paola ha la macchina grande, Anna ha la macchina piccola, Paola ha la macchina comoda, Anna ha la macchina scomoda, lui entra nella macchina di Anna piccola. Arnotto, 1,90 m, entra nella macchina più piccola che c'è nel quartiere. Una 500 vecchia, grigia, brutta. Poi in pizzeria Arnotto prende la mano ad Anna. Qualcuno mi fa: Arnotto ha preso la mano ad Anna? Sì, e tu prenderla a me, no? Perché non mi chiamo fuori? Non è stata presa quella mano. Anna vuole tornare, Arnotto è libero, io sono libero e posso dire che è stata una cosa bellissima. Ora siete tutti qui per la festa d'Arnotto, no, per la festa per me. Quindi io questa sera lascio il mio microfono a loro, che ve li presento. Lorenzo, che è favoloso, lo punirò presto. Ho avvisato che sono molto geloso. E quindi Lorenzo è una. Cristina Cellini, che è lei. Allora, buonasera a tutti, io
finiscono le presentazioni degli altri compagni di viaggio, Lorenzo, lei, Cristina Cellini, Orsetta Foà, Elena Balestri, e Roberto Procaccini. Ah, e abbiamo anche il giovane autore che presentiamo stasera, Arnoldo Foà. Buonasera. Ci credete che sono un po' emozionato? No, perché adesso devo leggere. Ci credete che sono un po' emozionato? Se c'è l'altoparlante. Com'è stato parlare? La schifezza? Ci sentiamo. Non si sente. Dunque, volevo dirvi che un pochino mi sento osservato. Insomma, così, timido. Perché io adesso vi leggo le mie poesie. Se non vi piacciono. È dura. Se vi piacciono, applaudite. È peggio, uno si sente. Perché le poesie sono. No. Me ne leggo due e dopo non vi leggo più niente. Me ne leggo due e ho scritto. Ieri. Date retta, godete di quello che la terra e la vita vi danno, ammirate le forme, i suoni e le sostanze, i gusti e i profumi, i tepori e i colori, i contrasti e gli amori, amate queste cose e non ne fate incetta impedendole agli altri di goderne, siate buoni, gentili e generosi, così che gli altri lo facciano con voi. Non avevate capito un cazzo che avete appena detto. La scatola chiusa, secondo me. E questa è la seconda, dopo io non ve ne leggo più. Noi eravamo in quattro. E sono rimasto solo, con una differenza di quasi 40 anni. È un premio che mi ha fatto quello lì, oppure per soffrire più di loro? Allora si è sbagliato. Allora, ce lo devo dire io. Anche noi siamo emozionati a dover leggere le tue poesie, Arnoldo, anzi siamo impauriti, siamo terrorizzati. Questa cosa che lui vi ha detto non avete capito un cazzo, succede regolarmente con tutte le persone. Io dunque prima di tutto volevo dire, ringraziare Beppe che nel 91 appunto ha pubblicato questo libro di poesie di Arnoldo, La formica, e Arnoldo però, anche se non sono stati pubblicati altri libri suoi, non ha mai smesso di scrivere poesie e continua tuttora. Quindi grazie Beppe
perché grazie del cuscino, e grazie del cuscino per il nostro Arnoldo. C'è un'associazione pure protetta. No, e il nome di Arnoldo poi comunque è legato alla poesia, perché lui, Arnoldo, è quello, è l'attore che ha fatto conoscere García Lorca in Italia, perché insomma le registrazioni di García Lorca di Arnoldo sono memorabili, anzi sono state ristampate sul CD, chi le volesse cercare le troverebbe. Io ho fatto un documentario l'anno scorso insieme a Roberto, che ha fatto le musiche, e ad Alan Bacchelli, che non c'è, su Arnoldo, e abbiamo lavorato un anno sull'uomo, e devo dire abbiamo scoperto delle cose simpaticissime e bellissime, fra cui questa del suo carattere, no? Di trattare male subito le persone, tipo ciao vaffanculo. Però questo io ve lo dico, è un segreto, perché almeno dopo, se venite da Arnoldo e dite complimenti, lui vi dice cazzo vai, vuol dire che vi sta mettendo alla prova, è il primo approccio di Arnoldo questo, è solo un cenno di simpatia, voi dovete reagire bene o male, deciderà lui se è bene o male, capirete però insomma da come risponderà, insomma, se vi ha accettati o no. D'altronde è così, i grandi attori fanno così. Dunque, allora, noi cominciamo subito a leggere le tue poesie. Se qualcuno volesse tappargli le orecchie, siamo a e comincia Cristina Cellini. Allora. L'amore. L'amore sessuale è solamente un titolo che non chiude il capitolo dell'amore carnale, perché poi viene l'amore sincero, passionale. Dopo il primo contatto, e lei è consenziente, l'uomo diventa matto, gli sconvolge la mente. Comincia con l'amata a fare un'accoppiata ridente di baldoria e tutte e due si sentono eroi di una vittoria. E se tutto va bene, è un felice binomio che porta al matrimonio. Poi il tempo passa e comincia la mossa per l'accordo vitale, per non farsi del male, perché si sa, la coppia sono due persone, è doppia, e appare lentamente ciò che è più differente nel modo di campare. Si cercano d'accordare, e non è molto facile, le maniere di fare per non si disturbare, perché lei è molto gracile, cominci dal mangiare. Non se ne erano accorti nell'estrema passione di avere gusti diversi, sin nel tipo di pane. Poi è chiaro, lui è maschio, lei è femmina, per cui per l'igiene e per l'occhio lei nel bagno ci perde ben più tempo di lui. Ma è inutile disperdersi in chiacchiere ben note. Quello che segue è cognito per tutti quei che s'hanno messo l'anello al dito. Il sesso a poco diventa un'abitudine e perde quel calore che in principio l'amore faceva sembrare un fuoco. Poi lei rimane incinta e lui si sente il cuore che batte differente da precedentemente, e nasce la famiglia, e nascono i bambini che prima sono piccini, e poi staccano la briglia ed escono dalla soglia, e lui rimane solo con l'amata compagna, che ora è diventata un'amica affettuosa, solo una vecchia sposa, e ne conosce un'altra che accetta con ardore d'accoppiarsi con lui, perché lui ha ancora la forza di provare l'amore, quell'amore carnale col quale ha cominciato la strada dell'amore, e cominciano i guai che non finirà mai. Posso darti un consiglio? Lascia perdere l'amore, quel ciondolin che c'hai usalo per pisciare, lascia perdere l'amore, sia vero che carnale, e la pace che avrai sarà universale. Sempre sull'amore. Amore mio, lo sai? Sai cosa sei per me? Sei bella, sei brutta, sei magra, sei grassa, sei un genio intelligente, sei proprio una demente. Sei piena di calore, sei fredda come un tizio che viva in un ospizio e aspetti la sua morte che ormai è alle sue porte. Sensibile e poetica, onesta, calda e frigida, diretta e matematica. Una peripatetica, puttana e sifilitica, che a chiunque si chieda perché vuole fare pratica, lo sai cosa significa? Che sei tutto per me. Sei il mondo, la natura, la scienza, la cultura, sei l'ignoranza atavica del popolo imbecille, sei brutta fra le belle e bella fra le brutte. Mi piace la tua pelle, tutto quello che fai
quello che non fai. Tutto vuol dire tutto, vuol dire il bello e il brutto, cane, cavallo e gatto. Non parlo per far rima, te l'avrei detto prima. Io non so cosa sei, luce degli occhi miei, so che senza di te io non esisterei. Io sarei solo niente, perché per me sei tutto, senza di te son morto. Cazzo che bello! No? Storiella. Lei se ne sta con lui e lui vive con lei. Si sono conosciuti e si sono piaciuti e poi si sono amati. E poi lui si è stufato perché lui ha incontrato un'altra assai più bella per lui. Perché in fondo lei non è delle stelle la stella. Lei piange per un poco, più per sé che per lui, perché l'altra per lei è più brutta di lei. E vuol dire che lui non è proprio quello che pensava di lui. Ci mette un po' di tempo, ma poi ne trova un altro. E quando lei lo trova, il primo, lui, si secca. Perché sembra evidente che lui non era niente per lei. Perché è felice, lo dice a tutti i suoi amici e a tutte le sue amiche. E il primo, lui, sparisce da tutte quelle feste che gli amici e le amiche si fanno fra di loro. Questa storia è finita. Se vi è sembrata inutile, voi avete ragione, perché è una storia vana. Ma chissà quante volte ve l'hanno raccontata e voi con interesse ve la siete ascoltati. Che bravo che sono! Ma bravo! Ma che bravo! Ma che bravo che sono! Allora, io leggo invece Incontro con Leopardi. Questa è lunga e bella. Ah, lei, signor Leopardi, come devo chiamarla, eccellenza, per carità, come con conte se vuole, perché primo dei miei fratelli, ma Giacomo va bene, signor Leopardi, tu non mi permetterei mai, lei, il più grande, grande, purtroppo la natura, piccolo di statura, ma la mente, dopo Dante il poeta più grande, io non l'ho mai affermato. Opere sue conclamanlo, e non soltanto l'opere, ne sono convinti tutti quelli che leggono e rileggono e insegnano nelle scuole dei nostri padri il canto. Ah già, lei è uno di quelli che leggono, rileggono nei teatri, nei chiostri, che imprimono sui dischi i versi dei poeti e fissano per sempre la poesia in forme definite. Mentre quella, scusi, di definito, ha solo la sua stampa, che lascia fluttuante l'armonia, il pensiero, il sentimento, che cambia ad ogni istante, ad ogni alito di vento. Lei fissa, fissa, fissa ciò che è mobile, come l'animo umano, che è sempre in movimento, come la luce, l'aria, appunto, il sentimento che flutta nel cervello, nel cuore, nelle vene della donzella, del vecchio, del fanciullo, di quella che si vende per piacere, per obbligo o per lucro personale, della donna di casa, della nonna. Lei fissa, registrando i sentimenti, appiattendoli, tipo posters al muro. E peggio, perché l'acqua e il vento, il sole e la rugiada, consumano la carta, e dopo un certo tempo questa sparisce. Ma la ceramica fusa dei CD non cede alla natura, e per chissà quant'anni rimarrà lì, fissato, il mio perché dare al sole? Perché tenere in vita chi poi quella consolar convenga? Che può essere un pianto disperato del fallito, o solo un moto di sconforto e non un dramma umano, dato che pur dobbiamo vivere in questo mondo, altrimenti non avrei potuto dolermene in quel mio eterno canto del pastore. Il mio era un perché d'un momento disperato, e lei l'ha fatto eterno e negativo. Può chiedere un non nato perché è nato? Posso solo chiedere perché soffro. E questo lei non l'ha fatto capire. Scusi, conte, non si deve scusare con me, lei fa il suo mestiere. Vede, nell'infinito... Conte, volevo dire che dovrei andare, ma l'infinito mi interessa. Io non volevo darle una lezione. Se deve andare, non faccia complimenti. Sì, devo andare. Non abbiamo più il tempo di godere certi incontri come un tempo. Il traffico ci moltiplica gli orari. Questo per me è stato un incontro epocale. Un miracolo da ricordare, più che la visione di Saulo nel deserto o quella della beata Subirus nella grotta di Lourdes. Terrò ben conto dei suoi insegnamenti, le assicuro.
e la prossima volta che incido un disco o leggo una platea dei versi di Leopardi sarò talmente indefinito che nulla resterà di categorico nelle mie affermazioni e nulla di certo nelle incertezze, tanto che in testa all'uditore non resti che il ricordo di un viaggio nel vuoto, in una fosa sera d'estate o nel gelo di un auditorio pieno di siberiani spifferi. Accennava, signor Conte, all'infinito. Mi interessa, infinitamente, mi creda. L'ascolto con tutto il rispetto e la stima che le è dovuta, da me e da tutti coloro che nel caldo e nel gelo hanno ascoltato e ascoltano, magari sprofondati in soffici poltrone, i suoi versi immortali, fissati nel vinile o affidati alla lettura ad un sensibile, invisibile, ultrasensibile raggio rosso invisibile laser. Conte? Conte Leopardi? Giacomo? E l'infinito? Che poeta! Amor di poeta. Che l'amore sia meraviglioso, lo sanno tutti, non solo i poeti. Ma il nostro, amore mio, lo è ancor di più. Meraviglioso vuol dire meraviglia, stupore che abbarbaglia, che confonde, perché non è normale, va al di là di quello che la vita ti riserva. Ma il nostro è un miracolo assoluto, che non lascia abbagliati né stupiti, ma addirittura senza più pensieri, ragionamenti semplici o complessi, toglie persino la possibilità di vivere. Pensare, fare gli atti che si fanno per vivere la vita normale, che è quella d'ogni giorno, il nostro amore, amore, come tesoro? No, non t'ho chiamato, stavo scrivendo, forse rileggevo. Ma è mai possibile che ogni volta che sto lavorando tu mi venga a parlare con tutto quel che c'è da fare in casa? Non hai mai nient'altro da fare che venirmi a seccare? L'uomo. L'uomo è una bestia. È molto esaltato dall'intelligenza. Si crede creato da Dio come gli altri, a sua somiglianza. Perché lui non sa che l'intelligenza è solo un motore che accresce di molto la sua conoscenza di tutte le cose, non solo del bene, ma anche del male. Ha solo furbizia, che è solo malizia. E fottere gli altri è solo mestizia. Il Dio che ha sognato vuol solo l'amore. E allora la smetta di fare la guerra e stia sulla terra con sola bontà. È brutta la vecchiaia? Mio Dio, bella non è. Perché la morte è lì che tremenda ti aspetta e non sai con che mezzo ti porterà con sé. E se ti senti bene è ancora peggio. Poi la stanchezza e il sonno che ti rubano il tempo e la memoria. E se hai in mente qualcosa non troverai più il modo di farla, perché tutto ti prende il doppio del tempo di quello di una volta. Se pensi alla cultura ti rendi conto adesso del vuoto accumulato negli anni che hai vissuto. E sai che non hai più il tempo di studiare, di leggere le cose che ti mancano ormai per veder di sapere quel che non sai. Il sesso ti si affaccia nei tuoi sogni alla mente e restano sogni, ahimè. Perché quello che fai è quasi niente. L'amore ti rimane nel cuore e nella mente, ma ti senti inferiore al soggetto che ami perché il tuo sentimento è maggior della forza che il fisico possiede. Ed in caso di lotta col possibile rivale ti senti, ahimè, sicuro che è a te che t'andrà male. Non cambia il tuo carattere né la voglia di fare, ma se adesso ti lodano per quello che sei stato e hai fatto nella vita, hai la triste impressione che stiano elaborando una scritta affettuosa per marmo della tomba che inneggia il tuo passato. E tu sei ancora vivo, e mangi, e fumi, ed ami. Non ti manca il sollazzo di quando eri ragazzo, ti manca solo il tempo di rifare quel che hai fatto e di farlo un po' meglio
perché vedi gli sbagli nelle cose che hai fatto, non solo nei dettagli, ma nel pieno costrutto. Gli anni, fino tu non vedi l'ora, ma poi a una certa età preferiresti che il tempo non passasse per rimanere quello che pensi d'essere stato, bello, robusto, ardito. Invece, ahimè, quel giorno che chiami compleanno ritorna persistente già anno dopo anno, sempre alla stessa data, come se fosse niente. Tu, bello, sorridente, ti prendi tanti auguri di amici e di parente e fingi di essere lieto. È grande musicista, come abbiamo detto, grande, non è vero, perché non è altissimo, però è un musicista, è un musicista. No, collabora già da qualche anno, insomma, con Arnoldo. No, collabora con me, perché non ti sta, la musica non la conosco. No. Siete andati anche a Sanremo, ma di questo ne parleremo dopo. Ho scritto la poesia che lui mi ha musicato. Ha musicato una sua poesia e poi ne parleremo verso il finale, che forse riusciremo anche a sentirla. Bene. Dalla Grecia. Aspetta, quando sei nato? Da buon toscano, capirai che poi non è vero, Arnoldo non è toscano, è nato a Ferrara, vero? Sono emiliano. E sei cresciuto a Firenze. E sono cresciuto e ho studiato a Firenze. Intanto bisogna parlare, quindi bisogna raccontare un po'. Il racconto che sei bischero. Solo a Firenze si dice bischero. È bischeraccio, eh. È bischeraccio. E no, dicevo, sei cresciuto a Firenze, fino ai 18 anni, dove hai fatto una scuola di teatro, dove hai avuto un grande successo con uno spettacolo con i tuoi compagni. Due. Sì. Che volete sapere la vita mia? Ah, due cose. Dove? Nel 1916 sono... No, posso raccontare io in breve, poi ti chiedo delle cose. No, te la racconto io in breve, come ho cominciato a fare l'attore, questo sì. Ho cominciato a fare l'attore con l'Opera Nazionale Balilla, con un regista che poi siamo diventati tanto amici, che era, mi ricordo che... ho 92 anni e mi dimentico tante di quelle cose che erano provate, più o meno immaginare. E
un certo momento questo qui, che era ragazzo, aveva 2 anni più di me, credo, mi mette su una compagnia. E io faccio questa compagnia, mi accetta, mi prova e mi accetta. Io faccio questa compagnia e ho un enorme successo, non tanto con il pubblico, quanto con gli altri attori, perché mi manca uno in una scena che dovevo fare, io riesco ad andare avanti e lui entra in ritardo, però nessuno si è accorto della sua mancanza e del suo ritardo, perché io sono stato capace di, e quindi un successo con gli altri ragazzi che hanno detto quanto sei bravo, che meraviglia. E allora ho cominciato a studiare in una scuola che c'era a Firenze, dove c'era un insegnante che l'unica cosa che sapeva insegnare erano le pause, diceva pausa, tu facevi la pausa, e in questi 2 spettacoli finali, come si chiamano? I saggi finali, ho avuto una critica, 2 critiche, un anno dopo l'altro, dal critico di Firenze, che era di una cattiveria, che voi non potete, cattiveria serietà, non ve lo potete neanche immaginare, e una mi fa assomigliare a Ruggero Ruggeri, ho detto nulla. L'altra mi fa assomigliare a Memo Benassi, ho detto nulla, dicendo che ero bravo quasi quanto loro. E allora ho cominciato a fare l'attore. E poi da Balilla, da studente di teatro, Balilla, in realtà tu ti sei beccato, eri proprio al centro sperimentale del 38 quando sono arrivate le leggi razziali. Sì, spattuto fuori. Devo dire, con le lacrime agli occhi, il direttore ha detto a Arnolfo, ti devo mandare via, e me ne sono andato. E lì è cominciato, niente, fumavo, ma non c'avevo soldi per comprare le sigarette, e mangiavo poco perché non c'avevo soldi, ma mangiavo una minestra di verdura al giorno, perché io la verdura non la digerivo, e quindi mi bastava fino al giorno. E andavo avanti così per un po' di tempo. Devo dire che gli italiani questa cosa non l'hanno accettata per niente, erano di una simpatia, di una bontà che non avete più pari idea. Noi capiamo che tutti gli uomini sono uguali, nascono ebrei, arabi, o come voi. C'è il titolo di questa, eh? Il pene ha 2 funzioni. Il pene ha 2 funzioni, distinte e separate. La prima essenziale riguarda l'espulsione dei liquidi corrotti della digestione. L'altra, grazie a un bypass originale, è divisa in 2 sezioni, immorali o benedette, se la Chiesa si intromette. Le immorali sono quelle che ti danno le emozioni più belle, più mortali. Le morali sono più lunghe, solidali, dipende dai punti di vista e dalla conquista che l'ha rese essenziali. Le promesse e gli impegni spontanei o obbligati assunti in precedenza. Della prima funzione, quella fisica, intendo, è inutile parlarne, non puoi farne senza. Non vuole discussione. Ma l'altra di cui sopra decidono il destino dell'uomo e della storia, per questo se ne parla. E questo è quello che ti mette in imbarazzo, che il giro della storia della tua amata terra sia ripreso dal cazzo. Donna, cosa sei? Sì, fammi vedere le cosce, donna. Perché tu hai le cosce, io ho dei muscoli, perché io devo stare in piedi e devo camminare. E tu hai dei seni morbidi al torace, io soltanto dei muscoli, perché io devo sollevarle le cose. I tuoi capelli sono morbidi e fluenti, io corti e ruvidi, che poi se ne vanno e sarò calvo e con la barba bianca, mentre le guance tue saranno sempre morbide e lisce. Mentre il mio corpo s'agita in amore e qualcosa si irrigidisce, invece tu ti ammorbidisci e ti apri al piacere.
chi è meglio donna fra te e me, fra me che sono maschio e te che sei una femmina? Il cuore. Non pensa al cuore il giovane, a questo muscoletto striato, involontario, che con il suo tum tum ti accompagna sempre e ti dà la vita. Se si ferma, il tuo corpo si ferma per sempre e si decompone. Che orrore! Arrivati a questa età, che per legge di numeri più probabile il suo arresto, ti viene da pensare e ci resti male. Testa e croce. T'alzi la notte al buio, vai al gabinetto e poi torni al buio nel letto. Hai lasciato il tuo amore che ti voltava il petto. Come sarà il ritorno? Si sarà voltato, sarà uguale a come l'hai lasciato? Gioca a testa e croce, quel problema atroce che ti tormenta o quella decisione grave che ti assilla. Petto è l'offerta massima, croce è il dorso, che è rifiuto oppure offerta ambigua, insidiosa e pericolosa, a te la scelta. Tomba di Tato. Il caro Tato Mare non si poteva odiare, è per questo che Tato è tanto ricordato. Ma se voi vedete su qualche parete il suo nome amato, non è lì la tomba del tanto amato Tato, dove vi è scritto vi è Tato fu mare. No, c'era solo, non c'era il qui, mi allora, qui vi è dato un mare. Allora, vuoi essere poeta? Sono belle le stelle nel cielo a pecorelle, sono belli gli animali, anche quelli feroci. Sono belle le case, specie se sono antiche, sono belli i gioielli, specie quelli più cari. Sono belle le conchiglie, e anche le mie figlie. Di cose belle al mondo ce n'è uno sfascio. Ma fra tutte le cose, più belle sono le rose. Anche se hanno le spine che bucano la pelle. La gatta c'ha le unghie, i popoli le lingue, i monti c'hanno i boschi, i ladri gli occhi loschi. Il mare c'ha le onde, le bagnanti i costumi, a me piacciono bionde. Gli ulivi le olive, l'uomo vive, se muore è fermo il cuore. Se vive, il cuor si muove. Io che son poeta, non sono analfabeta, vado in cerca di rime e ne scarto le prime, se più facili sono, perché io sono un tipo con un caratteraccio, sciocchezze non ne faccio. Se vi viene la voglia, provateci anche voi a trovare delle rime. Sentitevi i poeti, ma se non le trovate, scrivete delle cose che almeno siano belle, come lo sono le rose. Ed ora dirò tre liriche del maestro Foà. Non si guarda soltanto com'è fatta la donna, ma com'è. Ci sono delle donne mica belle, che ti infondono tanta simpatia, che dici, non mi importa com'è, la voglio fare mia. Guardi come si veste, se è alta, bassa, magra o grassa? No, guardi cosa esprime. Se nulla, la trascuri, se tanto, le vai dietro e poi cerchi d'averla vicino a te, per sempre. Un'oca innamorata, abbracciando l'amica, le dice «Tu sei un cigno, tesoro mio adorato!» Un cigno, alla sua moglie, che si comporta male, le dice «Tu sei un'oca, sei proprio un animale!» L'uomo. Rispondete, ci preoccupate. L'uomo non sa cos'è e cerca di capirlo. Vien fuori uno ogni tanto che dice tu sei questo, ma poi ne viene un altro e dice no, sei un altro. E così l'uomo vero resta sempre un mistero. Dico, l'avete visto gli uomini cosa sono? E allora mi domando, perché Dio l'ha creato? A Dio è venuto in mente, dopo la terra e il sole, di creare anche l'uomo perché gli assomigliasse. Ma disegnare bene non l'aveva mai fatto. Non aveva matite e neanche colori. Con un po' di carbone ha fatto un uomo negro. Con dell'ocra giallastra gli è venuto un cinese. Poi un pelirossa e un altro che non gli sono piaciuti. E solo dopo tanto io sono venuta al mondo.
Morire è dormire in eterno. E tu non ti devi svegliare per andare a lavorare. E non ti devi lavare, vestire, e i capelli, le unghie tagliare. E non te ne importa più niente di chi non ti può sopportare e fa delle cose schifose per farti soffrire e penare. La morte non c'è più a venire, cose da costruire. Tu te ne dormi beato, tutto ben rilassato. E così non hai più dolori, godurie o pizzicori. Amore mio, io t'amo, ti amo da impazzire, sono pazzo d'amore per te e solo un pazzo, credimi, potrebbe innamorarsi di una come te. Come son belli i tuoi capelli, sono belli i cani, son belli i cavalli, ma i tuoi capelli. Son belle le ville, son belli i castelli, ma i tuoi capelli. Son belli i monti, i fiori e gli uccelli, ma i tuoi capelli. Son d'oro rosso, di quello antico, quanto son belli, non te lo dico. Sono un po' ricci, ma senza capricci, sono il diadema della tua testa. Solo a vederli, sono una festa, con quel che resta. Sei tutta bella, bambina mia, tu sei la gioia dell'anima mia. Non lo dico per chi è. Grazie. Sei come il mini tran. Sei come il mini tran, amore mio. Il cerottino di nitroglicerina che la mattina si appiccica sul cuore per regolarlo come si conviene e la sera si toglie. Ma io per sempre t'appiccico sul cuore, per non toglierti mai, perché per il mio cuore tu sei la sola cura che dura. Non essere triste, non essere così triste, vita mia, per le cose da nulla. Accade a te quel che capita agli altri, gira il mondo per tutti, non per te sola. Avviene perché avviene la vita. Quando ti prende la tristezza, pensa a quello che godesti e a quello che ancora ti rallegra. Io non sono niente. Questa perché è una poesia, un pensiero molto bello. A Salvo Randone, in occasione del premio Randone 1999. Se pensi alla poesia, tu pensi al sentimento e all'arte del poeta. Se tu pensi al teatro, è l'arte che ti appare in tutto il suo travaglio. I pittori più grandi del 4 e 500, che hanno sbalordito tutto il mondo dell'arte, avevano bottega. Non sapevano niente dell'arte che a quei tempi si chiamava mestiere. È il mestiere che arriva all'arte più sublime, quando viene impiegato con tutta la passione. E così sono artisti falegnani e ingegneri, pittori e gioiellieri, i decoratori, artisti ceramisti, artisti gli scultori, se han seguito le regole che il mestiere richiede. Artisti sono gli attori, se col loro mestiere fra mimica e dizione raggiungono lo scopo di colpirti nell'animo e commuoverti un poco oppure tanto, fino ad arrivare al pianto. Sostenuto da un lato dal suo amministratore e dall'altro aiutato da un giovane attore, Salvo mi venne incontro nella hall di un albergo a Napoli una sera che aveva appena finito una commedia. Una prima in teatro, la prima per l'attore è una cosa importante e da quella dipende la stagione intrapresa. Quindi sentii il dovere di chiedergli affettuoso: com'è andata la prima? Mi guardò a lungo Salvo, poi con la voce triste, forzata dal dolore e dal duro strapazzo, mi disse: caro Arnoldo, non me ne importa un cazzo. È vera. Provai una tenerezza, vi assicuro, infinita. Certo che aveva dato il meglio del suo grande mestiere. Era stanco, malato e morto poco dopo. Non poteva importargli della gente il giudizio o dei quattro critici che scrivono sui giornali che non sapranno mai qual è la relazione tra il fisico e il mestiere, che t'obbliga a gridare fingendo di parlare, magari a bassa voce, per poter farsi sentire dall'ultimo di quelli che stanno su, in loggione, che hanno pagato il doppio di quello che è in platea, perché per lui il valore della moneta è tale che sorpassa 8 volte il valore reale. Io ho sempre ammirato il mestiere di Salvo e la sua dedizione al teatro e alla gente.
Per la sua frase dura me ne commossi allora e son commosso adesso, che lo ricordo pallido, sorretto dai due lati, dal suo amministratore e da un ragazzo timido, che dopo la fatica, la recita in teatro, invece di recarsi coi compagni a cenare, sosteneva il maestro con tanta devozione. Mi legge male, però la poesia è finita. Questa me l'aspettavo. Che capo. Allora, rimaniamo sul tono malinconico. Siamo signori. L'uomo fa tutto per essere distinto ed ha trovato parole pregiate per nominare le parti più basse che servono per creare la sua vita. Quelle alte del corpo sono alte e non importa se vengono sbeffeggiate. Quelle basse sono basse e lui le chiama con parole distinte e raffinate che poi non vengono mai nominate, mentre tutti le chiamano in un modo sia normalmente che teneramente, che per lui è volgare e vergognoso, che lui, signore, non accetta affatto. Dalla fica si nasce, signorini, e il cazzo serve per fare i bambini, ma l'uomo raffinato che è per bene li chiama gentilmente vulva e pene. L'uomo pensa soltanto a se stesso e tu per questo lo chiami egoista, ma lui lo fa per curare la salute e per tenere la sua morte lontana. La nostra vita ha un solo eterno fine ed è la morte, soltanto la morte. E quando arrivi a compiere 90 anni la vedi là vicino a te, è là. Io non lo so, sarebbe tanto bello essere ricordati eternamente, sentir dire il tuo nome nelle scuole, rileggerlo nei libri e nelle piazze. Dovresti soddisfare l'umanità con la scienza, con l'arte o la politica ed essere apprezzato dalla critica. Con ciò sarai eterno per il tempo che in terra ci sarà l'umanità. Ma io non credo che l'uomo sulla terra ci resterà per un'eternità. Un po' più forte. Chiaro. Non so vedermi morto. Non so vedermi morto, non vedo il mio trasporto funebre, non vedo il cadavere di Arnoldo dentro la bara messa sottoterra. Lasciatemi la luce, per favore, un vetro sulla cassa, uno spiraglio fra le doghe di legno. Non un lumino, prego. La luce e l'aria del tempo che fa. L'uomo non è che uno, ma lui vuole essere due. Un quando è lui, se stesso, il vero, quel che è. E l'altro, quello che lui vuole che gli altri lo vedano, lo stimino, ne serbino il ricordo. Io non posso insegnare all'uomo ad essere uno. Gli posso solo dire che a me, personalmente, mi piace quando è soltanto quel che è. È un fatto maledettamente naturale morire, e come morirò è la domanda angosciosa, terribile e altrettanto naturale come per il quando. L'età ti spinge perché è fatale, perché gli anta son campane che suonano a morto, perché ogni giorno sul giornale leggi dell'amico scomparso che aveva la tua età, o forse meno, e tu ti senti a gomito con lui e non hai niente, sei in salute, quasi sano se non fosse per la tosse e qualche doloretto. Non vorresti aver niente alla tua età. E quella tosse, quei pochi doloretti, potrebbero essere la causa della scomparsa mia. Terribile pensare alla scomparsa. Tanta paura mi fa la morte. Sì, tanta paura e il dolore dell'agonia. Lasciare lei, che vive per me, ed io per lei. Non finire il romanzo iniziato, la commedia, rinunciare alle offerte di lavoro e il mistero del nulla.
nulla. Nulla ci aspetta. No, non vorrei l'eternità. Vorrei la scelta del precipitare in questo infausto nulla che mi pesa tanto quanto la morte. Questo ci abbiamo di registrare. Questo ragazzotto abbiamo un futuro da scrittore, perché so che probabilmente ci rivedremo ad autunno per presentare il tuo libro, un tuo romanzo che è in stampa presso l'editore di Ferrara, se non sbaglio, o no? Sì. E che cos'è? Un romanzo come? A che tu lo dica a te? Compralo, paga! Va bene, lo comprerò e lo pagherò. Allora, invece continuiamo con la storia di Arnoldo. Eravamo rimasti al 1800... la televisione. Io devo dire una cosa. Arnoldo sei sempre contraddistinto per l'impegno politico, perché lui è stato uno dei creatori del SAI, del sindacato attori. Hanno fatto battaglie per il riconoscimento dei diritti degli attori, tantissime. Lui con Gian Maria Volonté, con... quell'altro po'. No, vabbè, poi vedrai. Io anche mi avvicino ai 90. E la televisione, i primi sceneggiati televisivi. Quando abbiamo fatto il documentario, abbiamo trovato un... Devo dire, un documentario di una bellezza, un po' perché chi ha preso come ero io, ma un po' perché è bravo lui. No, abbiamo fatto con divertimento, cioè è stato proprio divertente, perché ci sono tantissimi attori, tante persone del mondo dello spettacolo che amano Arnoldo, ma di un affetto proprio sincero, che quando li abbiamo chiamati hanno detto sì, veniamo noi a fare l'intervista, venite voi, ci hanno ospitato. Insomma, devo dire, sono stati tutti sempre molto disponibili. E facendo il documentario abbiamo scoperto una trasmissione dove lui e Alberto Lupo parlano delle riprese del Capitan Fracassa. Ora non so se qualcuno di voi se lo ricorda, il Capitan Fracassa, che andava... Che non c'è ragione. C'è qualche trentenne, non so. E il Capitan Fracassa andava in diretta, come quasi tutti gli sceneggiati televisivi, e loro giravano le scene della strada, le giravano al primo piano degli studi. Le scene degli interni erano al terzo piano, solo che essendo in diretta, cosa facevano? C'era la scena della strada, poi c'era un'altra inquadratura e loro di corsa prendevano l'ascensore per andare al terzo piano e girare la scena degli interni.
Non c'erano pause, non c'era. Insomma, era teatro, era come far teatro. Oppure se l'ascensore era fermo, le scale. Ma è vero, questo. Insomma, no, Arnold, poi tantissime trasmissioni televisive. Vabbè, la Freccia Nera, ma le trasmissioni televisive con ospitale, era un grandissimo presentatore, peraltro. Io ho visto delle trasmissioni, era un grande, grande, grande presentatore, sciolto, bello, zanzare. Non trattava sempre male, lo sanno sì, tutti. So, io però devo dire qualcosa, devo abbassare il tempo. No, vabbè, la Freccia Nera, insomma. E tu, e fino anche agli ultimi film, La Febbre, per esempio, Alessandro Dalatri. Lui ha fatto un cameo nella Febbre, Alessandro Dalatri è innamorato di quest'uomo. E anche Alessandro Benvenuti, qui ha fatto un ruolo in uno dei suoi film, ci ha raccontato questa la devo raccontare. Il ricordo di Alessandro Benvenuti è Arnoldo in sartoria, che trattava malissimo le sarte, che impaurite da lui diceva, questo mi fa schifo questo vestito. E poi sul set la figlia di Alessandro Benvenuti, quasi in lacrime, è andata, Babbo, Arnoldo mi ha rubato la pizza per mangiare. E lui gli ha detto, vabbè, aspettati queste altre. Adesso invece vi presento la giovane Elena Balestri, che leggerà due liriche del maestro Aroldo, altro errore in cui incappano spesso Aroldo, che lo fa incavolare tantissimo. Anche Arnaldo. Allora, Elena Balestri. Lui non ci ha creato lui a sua immagine e somiglianza. Siamo noi che l'abbiamo immaginato. Se c'è, lui ha creato gli animali. Che fortuna! I miei capelli erano stanchi d'essere neri e son bianchi. Mi perdo le parole, anche quelle più note. Mi piace ancora il nuoto, essere ben vestito, discutere con la gente e non riesco a non pensare a niente. Mi piacciono le donne, specie se sono belle, pur senza ben capire a che possono servire. Mi piacciono i bambini perché sono proprio belli. Mi fanno tenerezza e profonda tristezza per il loro futuro, che sarà certo duro, per arrivare un giorno a non avere un corno. Così come per me, che son senza speranza di avere un bel domani e qualcosa di bello fra le mani. È vero, non ho niente, ma ho avuto una fortuna incandescente, perché qui, dove sto, nella capanna, c'è Anna. Non cagna, ma non bravissima. Bravissima. È perché non è facile. Poi leggere la poesia di un altro. Presente più che altro. È una rottura di coglioni. No, e invece no, invece io voglio sapere una cosa. Quando, perché tu sei un maestro di poesie, di lettura di poesia, come si legge la poesia? Si sta più attenti alla metrica o al senso? Allora. È presto, non so cosa dire. Come si dice. Dipende anche dalla poesia, però la poesia è una cosa che è stata scritta molto importante per chi la scrive. Importante, intendiamoci, non è che è una tragedia, però è una cosa. E le parole vanno tutte dette una precisione e un senso incredibile, e il tutto deve essere bello, chiaro. La poesia non va letta come una cosa semplice, va letta come una cosa complicata, nel senso che leggi la poesia e sono importanti le parole, la rima e il pensiero. E le pause. Pausa. E le pause, tutta, va bene, le pause, sì, pausa,
Ma solo ora ce lo... Sì? Eh sì? Vi sorprenderò. Vi sorprenderò. La morte. È lo scopo della vita. Quando muori, e se muori, hai raggiunto il tuo scopo. Cosa siamo? Se tu sei anomalo, incosciente, cattivo, non devi aver poi tanta paura che noi si sappia tu cosa sei. Tu sei un istante dell'umanità, ne fai una parte sì poco importante che poi da pochi sarai ricordato. Ma se sei strano, diverso e speciale, ti puoi servire, tu puoi servire ai moderni poeti, agli scienziati e ai pensatori e soprattutto a quelli che studiano l'animalesca umanità. E i posteri sapranno finalmente chi veramente siamo e cosa siamo. Che accadi tu se non capisci niente? E allora ti adora quest'uomo, sai? Quando incalzano gli anni, pensiero. I morti, come morti, non sporcano più niente. Non si tagliano più né l'unghie né i capelli. Stanno fermi nel tempo. E il tempo passa. Il calcio e la politica non sono più uno strazio. Il denaro cessa d'essere un problema. Io non so se l'invidio, ma comincio a pensarci. Non è una posizione da disprezzare. Pezzetto, pezzetto si guasta il corretto funzionamento del corpo tuo amato che era perfetto dall'alluce al mento. La testa funziona perché li registra, li soffre gli scherzi che lui gli combina. Perdita di equilibrio, fatica per l'andare, difficoltà nel leggere malgrado l'interesse. Ti dà la sonnolenza, la luce, l'aria, il caldo, la musica, la radio, il sole, la tua vista, il sonno che hai goduto e quello accumulato. Quando ti fai la barba, ti guardi nello specchio e ti vedi più vecchio di quello che pensavi. I ricordi si appannano, i nomi li dimentichi e ricordi improvviso di quando eri bambino, la mamma, il papà, i nonni, le donne di servizio. Non arrivi alla balia, ma da poco ci manca. Ma non vedi un futuro. E questo è duro, duro. Perché in quell'istante tu pensi alla morte, che non sai come viene, perché la morte mai è nel nostro pensiero. Anche se ben lo sai che vita è opposto a morte, quindi fatale, sicura, come tutti gli opposti. Io amo molto gli uomini e per questo gli faccio un augurio sincero. Non diventate vecchi. E io invece tre ne faccio due perché mi sa che siamo lunghi. La poesia. Io non sono Petrarca, né Pascoli né Dante, ma mi piace cantare, senza essere un cantante, e trovare le rime. Le parole sono tante, costa molta fatica, ti confonde la mente, che ciascuna di loro ha un finale diverso tal che a farci la rima uno si sente perso. Ma quello che è importante è dire qualche cosa di serio, intelligente, e non trovare le rime per poi non dire niente. Quando dormo, da quando siamo assieme, amore mio, io non t'ho mai sognato. È peccato, peccato perché parliamo, non ci lasciamo mai. Ma quando dormo tu non ci sei e non so cosa fai,
non so dove vai. Ed io ti voglio vicina, accanto a me, sempre e per sempre. Dunque, questa l'ho scelta perché è l'unica, l'ho trovata che Arnoldo ha scritto in romanesco e secondo me ha acchiappato molto bene proprio la romanità. Vecchia trattoria romana. Sor Giuseppe, è arrivato, vuole lei? S'accomodi, dottor, qui gli va bene, s'accomodi, che fa rituali in piedi? Che gli damo, la solita minestra? Che c'è, dottor? Si sente poco bene? Giuseppe, io mangerebbe, ma però... S'accomodi, se sieda, tolgo i fiori che le leva alla vista dell'ambiente. Se mi permette, a lei ci penso io. C'è la zuppa che è un sogno e un abbacchietto che è tenerello come una zucchina. Se preferisce ci sono i fagioli, ma di sera si sa, sono pesanti. Poi frutta fresca, un goccio di caffè e siamo a posto. Va bene? Giuseppe, dottor, la servo subito. Io ho capito, ma con me non ci pensi. Stia seduto. Subito qui una zuppa per dottore. Ah, Giuse, ma quello li sordi? Fatti fatta tua, Stefano, e senti. Signori come lui, ce ne hanno pochi. Non sarà una minestra e una porzione a raddrizzare le cose a sto locale. Se devo affogare, voglio affogare con la coscienza a posto. Voglio dire che se non mi rimane la fiducia e il riconoscimento della gente, poi che mi resta? Non mi resta niente. Bene, ve ne leggo altre due. E sono invece di un altro tono molto, molto tenero. Questa si intitola A papà ed è stata scritta nel 75. Mi dà una mano ad alzarmi di qua? Mi chiede un vecchio seduto sopra un sasso. Grazie, è molto gentile, grazie. E adesso vado qui attorno a muovere qualche passo. L'aria è un po' scura, non distingo le cose. Le stati mie erano più luminose. Grazie di nuovo. Le auguro di cuore di avere la mia forza e la mia testa quando sarà arrivato alla mia età. Rispondo, grazie, sì, grazie, papà. L'ultima e c'è un motivo per cui è stata tenuta per ultima. Lo sai cos'è l'amore? Lo sai cos'è l'amore, piccolissima Anna, amore mio? Sembra una cosa allegra e non lo è. Sembra una cosa seria e non lo è. A volte sembra un dramma e, ahimè, lo è. Una guerra terribile e lo è. Un sogno che vorremmo che non finisse mai e lo è, lo è, lo è. Ma vuol costanza, volontà e fatica e verità. Ecco, sincerità. Se non vogliamo che un triste risveglio l'uccida senza pietà. Ve ne potete andare. Aspetta, ancora prima di andare via. Allora, sulla poesia che hai letto prima, della quella in romanesco, della trattoria, io voglio dire una cosa. Vorrei dire anche che è stata molto bella perché l'ho letta io, però... ecco come si diventa a stare con lui, a studiare con lui, eh? E vi volevo solo dire, per chi non l'avesse visto, il film di Ettore Scola, Gente di Roma, c'è una scena nella trattoria che fa Arnoldo, che è un pezzo di storia del cinema, è veramente, credo, uno è la pietra del film, proprio la colonna portante del film, bellissimo, è veramente un pezzo magistrale, questo lo penso davvero, anche se mi dai soldi dopo. Sei stupido. Non lo so, mi sono stupido. Secondo, volevo ringraziare Beppe tantissimo per questa serata e Anna, che lo so che non si farà vedere, no? È la moglie di Arnoldo, che
devo dire, insomma, in questi anni ci ha permesso di avvicinarci ad Arnoldo. Dove sei, Anna? Mi ucciderà, però la volevo ringraziare perché Anna è la persona che veramente ci ha fatti avvicinare un po' tutti ad Arnoldo. Noi comunque siamo giovani, per noi Arnoldo è veramente... No, io no, io sono il più vecchio di tutti, però... Però, insomma, ecco, arrivare da Arnoldo insomma, è sempre un po' traumatico, e devo dire Anna è sempre il cuscinetto tra lui e noi. È una persona veramente eccezionale. Per passeggiare in piazza c'era Fernanda Pivano, avevamo messo una grande torta. E lei aveva fatto la tesi su Fernanda Pivano, la voleva tantissimo bene, però non si avvicinava. Vuole che parli vicino? Sì, aspetto più che altro. Volevi fare la stessa, volevi dire la stessa cosa di quella volta in piazza. Ho detto, Anna, se non vieni chiamo i carabinieri. La gente si girò. E Anna si avvicinò a Fernanda Pivano. Vuol dire, non so se si avvicina adesso. No, i carabinieri. Non si avvicinerà, però in conclusione posso far dire ad Arnoldo come chiami Anna, si può dire? Come? No, no. Meno male se l'ha dimenticato. No, non si può dire. Non si può dire, vabbè. Ah no, invece volevo sapere da Dante. No, lo dico. No. E dopo Anna è il culo della mia vita. E vi spiego perché. Perché la fortuna è fatta di cose che tu conosci. Sì. Perfetto. Le cose che non conosci sono un culo che ti arriva. E dico, Madonna. Ecco. E questa è stata il culo della mia vita. C'è una definizione di cielo, di cose meravigliose. Anna ci chiederà. Allora, volevo sapere se Dante poteva mandare l'ultima poesia di Arnoldo, che Arnoldo ha portato con questo signore qui a Sanremo e non si sono vergognati di farlo. Non si sente? Allora la sentiamo dopo di là. Una poesia di Arnoldo musicata. Allora, io volevo dire due piccole cose per concludere. Intanto, continuate a venire la prossima settimana, c'è Silvana Agosto, di cui tu non sei geloso, anzi ho visto un quadro tuo a casa sua, quindi. E poi Dacia Marini. Ma Dacia Marini, di quanto non sei neppure geloso, anche se qualche volta, e mi ricordo l'episodio, Arnoldo non si è mai, come dire, non ha mai, non si è mai abbassato. Come si dice? Non ha detto mai sì. E ha avuto degli attori in passato che lo facevano incazzare. Allora, che questi siano lì vicino, a parte quello che è nepotismo chiaro, non avrebbe mai accettato una cosa del genere, che poi ruba sempre tutte le donne che ci sono in giro, e io lo dico, e due episodi piccoli, a proposito del fatto che giustamente molte persone hanno avuto un attimo di fortuna io, perché nel blog, nel blog, sapete cos'è un blog? Ci sono le poesie che io non so leggere, e che lui una sera, c'era Claudio Angelini che presentava la serata, ripresa dalla Rai, io vestito con la cravatta, con tutti gli altri poeti, 6 o 7 che eravamo, tu non te lo ricordo, sul palco, lui seduto in sala perché era un attore, mica un poeta, nessuno ci voleva credere, tranne io che sono stampato, e quando ci ho rimesso, comincio, prendo sto microfono, leggo le poesie, quando leggo le poesie faccio così, si alza, getta un urlo dalla sala, e facendo, fermate quell'idiota che non sa manco parlare, fatemi leggere a me, è stata una cosa incredibile. Secondo episodio, entra in trattoria, entra in un paese dove nessuno lo conosce, casomai poteva essere Dario Fo al limite, e fa, oste della Malora, due energumeni lo prendono e sono fatti un attimo e andato qua, capito? Questo è due degli episodi più belli che abbia potuto ricordare della nostra passeggiata per l'Italia a tentare di presentare i libri. Io spero che tu il prossimo libro lo mostri, non te lo nascondi, perché andava in TV e parlava di altre cose, oppure aveva l'ultima poesia su carta, per cui non mostrava il libro. Siamo andati a Costanza, cioè siamo andati perché c'era un piagnisteo. Allora io vi ringrazio, continuiamo a stare qua, lui l'ho detto prima. Mi vuoi insultare adesso per tutte le cose brutte che ti ho detto? No! Facciamo un grande
grande applauso. Ricordando l'ultima cosa che questa intervista è stata inaugurata da Arnoldo Poà, che mi aveva dato 3 mesi di vita, dice tu fra 3 mesi chiude. Adesso di là con molta pazienza è possibile spendo da te, da lì. No. Allora ricordatevi che il braccio è sempre alzato destro, mettiamo il video la fine, vai alla fine, andiamo, ce l'hai? Yeah.